buongiorno buongiorno anche a nostra presidente buongiorno 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 a tutti, da Marco Piazza, vicepresidente, buongiorno, benvenuti. Tra poco buongiorno. cominciamo. Buongiorno. Benvenuti a tutti. Buongiorno. Ciao Stefano. <ride> Ogni tanto si sentono delle voci che arrivano da qualche parte. Allora il riquadro. Ciao Giuseppe. Ciao. Buongiorno Maria Raffaella che ci siamo visti in conferenza stampa con De Castello. Allora buongiorno a tutti, prima di iniziare il consiglio volevo ricordare agli ospiti che non sono diciamo ospiti abituali del nostro consiglio che naturalmente ehm, anche se siamo online ehm, comunque osserviamo alcune regole eh, naturalmente non si può fumare alla telecamera eh, non si possono esporre simboli di partito o altro che non sono consentiti dal regolamento comunale e il microfono deve essere eh, sempre tenuto spento tranne quando chi presiede dà la parola però come regola generale tutti devono sempre tenere il microfono spento. Dunque, sono le 11. L'appello per quanto riguarda il consiglio comunale di Bologna verrà fatto alle ore 13 mentre per quanto riguarda il consiglio metropolitano eh, registra direttamente il segretario come abbiamo fatto con il consiglio, come abbiamo fatto con il consiglio sul del giornata della memoria quindi io eh, vi do il benvenuto e lascio la parola al vicepresidente Piazza. Se, eh, se siamo tutti. Mi sembra di sì. Vedo la presidente, la vicepresidente, vedo il dottor del bello, non vedo fiore. Mi confermate la presenza anche di Fiore Filippas? È lì con voi. Fiore è vicino a me. Ah, perfetto, grazie, grazie, del bello. Bene, Presidente, quando vuole. Sì, ho scritto. Allora, le presenze dei consiglieri comunali di Bologna le, possiamo, le, le registreremo alle 13 Buon quando tempo. faremo l'appello. Vado Presidente. Guardi, guardi la chat dell'ufficio di presidenza. Sì. Okay. ok, siamo tutti, siamo tutti, salutiamo anche il Sindaco virginia Merola. Sì. E prego vicepresidente, sì. lei la parola. Bene. Sì, bene, grazie, grazie, grazie Presidente. Saluto, saluto il signor Sindaco del Comune di Bologna della città metropolitana virginia Merola la vice sindaca della città metropolitana Maria Raffaella Ferri, gli assessori presenti, i consiglieri comunali e metropolitani, la regione Emilia Romagna rappresentata dal consigliere regionale Marco Lisei, tutte le autorità presenti, in particolare un caloroso saluto a tutti gli studenti e ai loro professori che in numerose scuole stanno seguendo questo consiglio comunale solenne che si tiene in forma congiunta con il consiglio della città metropolitana di Bologna per celebrare il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo, come sapete, è stato istituito dalla legge 92 del 30 marzo 2004, con cui il Parlamento italiano vuole fare memoria delle vittime delle foibe dell'esodo Giuliano D'Amata, delle vicende del confine orientale. In base a questa legge, di cui vi leggo il primo comma, la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esodo delle loro vittime terre degli stiani Fiumiani e Dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Quest'anno il Consiglio Solenne ha ricevuto il patrocinio dall'Ufficio scolastico regionale, pertanto, ringrazio e saluto il direttore generale Stefano Versari e il dottor Giuseppe Antonio Panzardi qui presenti. Questo mi fa molto piacere perché il coinvolgimento delle scuole, oltre a essere esplicitamente previsto dalla legge 92, è qualcosa a cui teniamo molto. Infatti, per troppi anni dai libri di scuola di storia mancavano delle pagine importanti. Quando sono andato a scuola io, per esempio, non si sapeva nulla, mancava un pezzo fondamentale per comprendere il vero epilogo della Seconda Guerra Mondiale, le sue conseguenze sull'Italia e sugli italiani. Ma un pezzo anche necessario per capire gli equilibri internazionali dei decenni successivi, come se fosse un romanzo censurato di un capitolo fondamentale. Quindi è doveroso il forte coinvolgimento delle scuole e di questo mi fa piacere. Ringrazio ancora una volta. Prima di presentarvi i nostri ospiti e relatori a cui tra poco passerò la parola, vi introduco il tema e provo anche, perdonatemi, qualche minuto in più per fare un sommario bilancio di questi cinque anni. Quello di oggi infatti è l'ultimo Consiglio Solenne che celebra questo Consiglio Comunale prima delle prossime elezioni amministrative. Prima di tutto... Non abbiamo mai considerato il ricordo come qualcosa che si celebra eh, una volta all'anno con un isolato Consiglio Solenne, ma con la Presidente Guidone siamo consapevoli che il lavoro deve essere costante e il Consiglio Solenne è solo una delle iniziative con cui si cerca di recuperare troppi anni di oblio e di silenzio. E per questo devo rivolgere un importante ringraziamento alla NVGD, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Sessione di Bologna, con cui in questi anni abbiamo avuto una collaborazione molto proficua. L'organizzazione dei consigli comunali solenni, sempre di grande spessore come quello di oggi, sono solo una parte del lavoro, come vi dicevo. A Bologna infatti abbiamo la fortuna di avere una sezione molto attiva di NVGD e pertanto abbiamo collaborato e sostenuto tante iniziative promosse dall'Associazione durante tutto l'anno. Divulgazione, eh, iniziative nelle scuole, il premio agli studenti, seminari, formazione dei docenti, viaggio nelle terre perse dall'Italia. Delle tante cose fatte in questi cinque anni, ricordo, ne ricordo una di, a cui sono particolarmente legato: la pubblicazione di un'importante antologia dal titolo Dove andare, dove tornare?, curata dalle ricercatrici Giusi Criscione e Patrizia Hansen. Antologia fortemente voluta da me e dalla Presidente Guidone, realizzata in collaborazione con il Comune di San Lazzaro. L'antologia contiene un ampio campione della letteratura italiana che è nata e si è sviluppata in terre che oggi non sono più italiane, ma seppur private del loro luogo natale, quella cultura e quelle tradizioni resteranno per sempre italiane. Pubblicando l'antologia, abbiamo voluto contribuire a preservarle perché siamo convinti che sia importante ricordare le vicende della storia, ma che sia anche importante salvare la cultura e le tradizioni, non dobbiamo dimenticarci anche della cultura. L'Associazione ha recentemente rinnovato i suoi organi, pertanto saluto e ringrazio il presidente uscente, il cavaliere Marino Segna, che per molti anni ha presieduto l'associazione con grandissima dedizione e impegno, e tra poco avrò il piacere di dare la parola alla neopresidente Chiara Sirk, alla quale faccio i migliori auguri per l'importante incarico che ha assunto nella certezza che anche con lei continuerà una collaborazione che tanto ha contribuito a diffondere la necessaria conoscenza di questa difficile parte della storia, troppo a lungo taciuta. Storia che oggi finalmente... Possiamo e dobbiamo ricordare e approfondire. In questi anni, in questi cinque anni, eh, ci siamo chiesti eh, ogni volta perché ricordare, siamo partiti da lì. Avrei avuto piacere di parlarne con gli studenti come ho fatto l'anno scorso, ma purtroppo oggi non è possibile. Allora chiediamoci anche quest'anno, anche in questa forma un po' strana dell'online, perché ricordare. Beh, sicuramente perché questa è la, la risposta più facile: perché la storia ci permette di capire il presente fornendoci necessarie chiavi di lettura, ma. Ma ricordare è importante anche per capire come si sia arrivati a una tragedia come questa, per evitare che si ripeta in futuro. E questo è un punto molto importante su cui ci siamo soffermati in passato. E per avere alcune risposte abbiamo capito che non basta guardare gli anni della guerra o, o quelli immediatamente successivi, ma dobbiamo partire in più indietro dalla caduta di Venezia, quando Francesco Giuseppe, l'imperatore, per governare un impero così vasto, attuò la strategia del dividi et impera e cioè mise le une contro le altre le persone che avevano vissuto insieme fino allora per secoli pacificamente, creò e fece percepire differenze e divisioni nel vicino di casa. Fino ad allora l'avevano frequentato per generazioni, senza alcun problema. In particolare, nelle terre di cui parliamo oggi la maggioranza erano italiane, e quindi andavano tenute a bada e privilegiò l'imperatore la parte slava. Questi germi di differenze instillati durante l'impero austro ungarico vennero poi esasperati in seguito dalla follia del fascismo che aveva fatto del nazionalismo una bandiera e poi ancora dal sanguinario nazionalismo comunista di Tito. Quindi la storia ci dice che tra le varie cause l'esaltazione delle differenze fu una di quelle che portarono a migliaia di persone brutalmente assassinate solo per la colpa di essere italiani e all'esodo di centinaia di migliaia di altri italiani. E questo già è un dato che la storia ci dà. E poi possiamo continuare a chiederci perché ricordare... Perché decenni di silenzio prima di poter ricordare? Questa è un'altra domanda. Decenni di silenzio prima di poter ricordare? Anche su questo ci siamo interrogati. Perché ci siamo chiesti, è stato tolto quel capitolo fondamentale che dicevo prima dai libri di storia? Perché non c'è? Perché c'è stato silenzio per decenni? Oggi possiamo ragionarci e dirci, per esempio, che l'Italia non voleva vedere il prezzo pagato e ammettere così la sua sconfitta. Oppure possiamo anche dirci... Eh, che non si voleva importunare il dittatore comunista Tito, un capo di Stato non allineato al blocco sovietico che faceva comodo in qualche modo tenere buono. Insomma, ci sono molteplici motivi di questi decenni di silenzio, ma di certo resta un fatto che la sconfitta dell'Italia, alcuni nostri connazionali l'hanno pagata più di altri, con l'aggravante poi del silenzio e della condanna all'oblio, quella sconfitta che non volevamo ammettere. Quando una sofferenza così immane viene negata da chi ti sta di fianco, da, dalle persone della tua comunità, sconosciuta e obbligata al silenzio, allora diventa più dolorosa e insopportabile. Ma poi ci siamo chiesti ancora, siamo andati avanti e abbiamo detto perché dopo decenni ci è voluta una legge per ricordare e conoscere. Quindi ricordare, ricordare dopo silenzio e ricordare con una legge. Quanti argomenti? E qui sarebbe bello chiederlo ai ragazzi, quanti argomenti? Nei libri di storia sono lì in forza di una legge? Praticamente nessun altro. Eppure in questo caso c'è è voluto una legge per cambiare le cose. E anche su questa domanda c'è tantissimo da ragionare. E abbiamo ragionato, partendo dagli eccidi delle foibe, migliaia di italiani uccisi con la falsa accusa di essere fascisti o collaborazionisti. Ma la realtà, la realtà era solo l'interesse su quelle terre, una pulizia etnica che Tito attuava per poter poi rivendicare in sede di conferenza di pace il 10 febbraio a Parigi quelle terre come slave. E anche a Bologna, qui nella nostra città, gli effetti di quella falsa informazione si videro il 18 febbraio 1947, quando si fermò nella nostra stazione di Bologna un treno carico di esuli che erano sbarcati in Italia, ad Ancona due giorni prima, stremati, avevano abbandonato tutto, disperati, la casa, la terra, il lavoro, avevano perso tutto, ogni cosa, la, la, la tradizione, la storia. Su quel treno andavano verso un, un futuro incerto, su quel treno c'erano di tutti, anziani, bambini assetati. Ma la falsa propaganda aveva bollato tutti quelli che fuggivano da quelle terre come fascisti. E la famosa accoglienza e solidarietà di cui Bologna ha fatto un punto d'onore venne in quell'occasione meno. Alcuni bolognesi impedirono alla Croce Rossa di portare aiuti e conforti ai loro cannazionali stremati. Il prezioso latte venne persino rovesciato sulle rotaie e il treno dovette ripartire senza conforto in quei treni c'erano tutte, tutte le classi sociali, operai, contadini, impiegati commercianti, anche partigiani che avevano combattuto a fianco agli stessi jugoslavi di Tito, era un popolo, un popolo intero costretto all'esilio, non per motivi di ceto di appartenenza politica, ma per quella follia nazionalista di cui abbiamo detto alla domanda precedente. Bologna poi sepera vedersi recuperare la sua tradizionale accoglienza ma questa storia ci dice più che altro come la vicenda fosse affiancata anche da una buona dose di pregiudizio che ha portato poi alla necessità di questa legge ed ecco Cominciamo a rispondere anche a quest'altra domanda. Dopo anni di studi, i pregiudizi e la negazione sono un esercizio adesso molto forzato che deve ignorare evidenze e dati di fatto. Oggi possiamo vedere gli effetti di quella legge sulla storia. Infine, un'ultima domanda, e poi concludo: che, che, che cito oggi, perché ricordare qui, in sedi istituzionali come questa, al Parlamento, nei consigli comunali, perché in una sede istituzionale ricordare? Ecco, e questa è un'altra risposta importante: perché? Oltre alla storia, ai fatti, io credo che abbiamo il dovere di restituire dignità ai nostri connazionali di quelle terre che hanno vissuto questa tragedia mista all'oblio. Italiani, tantissimi, forse 300, 350 mila, i numeri sono grandi, non li sapremo mai con esattezza, ma persone che hanno dovuto abbandonare tutto, case, terra, vita, tradizioni, riversarsi come esuli in un'Italia che era già in ginocchio, che era uscita dalla guerra disastrata, che li sparpagliò in 120... Località diverse, in campi profughi, provocando un'ulteriore tragedia. Nella tragedia, dilaniando famiglie, separando affetti, parenti, campi profughi che erano casermoni immensi. Oggi noi siamo in pandemia e parliamo di distanza interpersonale, dobbiamo stare a un metro e mezzo gli uni dagli altri. Ecco, nei campi profughi, le famiglie stavano divise da lenzuoli, appesi a dei fili. Si moriva di freddo, ma si moriva anche per suicidio dovuto a depressione, perché la gente non riusciva a sopportare le condizioni di vita dei campi profughi. Abituati. A lavorare, ad essere autosufficienti, erano contadini, operai, avevano le terre, la casa e si trovavano proiettati di colpo in un campo profughi. Trovavano solo assistenzialismo, depressione. Ecco, noi dobbiamo ricordare qui, in queste sedi istituzionali, per restituire dignità a questa tragedia che per troppo tempo questa gente ha portato, questi connazionali, questi nostri connazionali, hanno portato dentro di sé, pagando un doppio prezzo, il silenzio che calava sulla loro storia e che impediva loro di condividere almeno il dolore. Insomma, sono tante le motivazioni che ci portano qui, che ci portano a questo 10 febbraio. Come sapete, il 10 febbraio 1947 sono passati 74 anni fa, 74 anni dalla firma del Trattato di Parigi. L'Italia con quel trattato eh, rinunciava alle città di fiume, Zara, di quasi tutta l'Istria e metteva nero su bianco la sua sconfitta, la nostra sconfitta. Dal giorno dopo, l'11 febbraio, gli eccidi delle Foibe cessano a conferma che viene meno il motivo, il vero motivo di quelle morti, ora che Tito aveva ottenuto le terre che voleva. Ma dal 10 febbraio, l'esodo dei nostri connazionali italiani di quelle terre assume dimensioni colossali. Mi fermo, sono già stato troppo lungo, mi sono fatto prendere la mano, ma ci tenevo conto, ci tenevo molto a dare conto del tanto che abbiamo fatto in questi cinque anni. Mi restano ora solo da introdurre i nostri relatori, che abbiamo l'onore di ospitare, e lo faccio, devo dire, con una certa emozione perché tenevo moltissimo alla loro presenza e sono felice di essere riuscito ad averli qui con noi oggi, nell'ultimo Consiglio solenne del ricordo che da questo ufficio di presidenza. Non potevo sperare in una conclusione migliore. E per questo devo ringraziare ancora una volta la Presidente e Vicepresidente di ANEVOGD, Chiara Sir, Anna De Castello e la professoressa Rossella Terreni dell'Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto, che hanno contribuito non poco alla giornata di oggi. Il primo dei nostri relatori è Piero Del Bello, direttore dell'IRCI, Istituto regionale per la cultura estriano-fiumano d'Annaver. Ho avuto la fortuna di ascoltarlo quando sono andato a Trieste con uno dei viaggi organizzati da NVGD e ho visitato il famoso Magazzino 18, diventato ormai un simbolo di questa storia, di cui Del Bello è responsabile. Ora Del Bello non è solo un profondo conoscitore delle vicende sia storiche che umane del confine orientale, ma è anche, lasciatemi dire, un formidabile oratore, in grado di spiegare, raccontare e nello stesso tempo emozionare di quelle persone che si ascolterebbero per ore senza stancarsi. Infatti accadde proprio così con Simone Cristicchi, il famoso cantautore vincitore di Sanremo nel 2007, quando visitò a sua volta il Magazzino 18, ascoltò, si dice, in silenzio, poi magari il dottor Del Bello confermerà, ascoltò per ore in silenzio e poi ne trasse l'ispirazione per uno spettacolo teatrale grandissimo, di grandissimo successo, che gli valse persino la città d'Aranza onoraria di Trieste nel 2016. La seconda relatrice non è meno preziosa, si tratta di Fiore Filippaz, esule istriana, classe 1947, ha vissuto in un campo profughi, quello di Padriciano. Nei campi qualcuno ci restava per giorni, qualcuno per mesi, altri per anni. Ecco, Fiore ci è rimasta per 12 anni. Per introdurla uso soltanto una sua frase che mi colpì moltissimo quando ebbi la fortuna di ascoltarla direttamente. Disse, dopo quello che ho vissuto... Non ho mai trovato il coraggio di avere dei figli per paura che accadesse a loro quello che ho vissuto io. Ecco, oggi avremo la grande opportunità di sentire direttamente da lei la sua testimonianza. Concluderà i lavori il sindaco Virginia Merola. Ora lascio la parola a Chiara Sirk, neopresidente di NVGD. Prego, Chiara. Buongiorno a tutti e a tutte. E saluto e ringrazio il sindaco, il presidente, il vicepresidente del Consiglio comunale, i consiglieri e le consigliere del Consiglio comunale riuniti in seduta solenne, la vicepresidente del Consiglio della città metropolitana, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, il dirigente dell'ufficio quinto dell'ambito territoriale di Bologna, dell'ufficio scolastico regionale. Saluto i docenti e gli studenti che ci seguono sul canale YouTube del Comune di Bologna. Non siamo in presenza come gli anni scorsi, ma siamo ugualmente vicini. Ringrazio Piero Del Bello e Fiore Filippazzi in collegamento da Trieste, aspetto con ansia il vostro contributo e la vostra testimonianza. Siete una presenza importante oggi e sono grata. Eh, non solo al Consiglio Comunale, eh, ma anche alla vicepresidente della NVGD eh, di Bologna, Anna De Castello, che si è molto adoperata per rendere la vostra presenza possibile. Saluto e abbraccio gli esoli di Fiume Istria e Dalmazia di Bologna e Provincia, ai quali questo giorno è dedicato. So che vorreste essere qui come ogni anno in presenza, ma facciamo i conti con la situazione. Saluto i nostri soci e quanti ci sono vicini in questa giornata. Sono molto emozionata di parlare oggi qui per la prima volta e eh, riguardando i fatti avvenuti sul confine orientale, considerando quanto furono atroci, quanta sofferenza, dolore, morte, distruzione portarono, è forte la tentazione di restare in silenzio. Sono fatti che mi riguardano personalmente. I miei genitori erano entrambi esuli di fiume. Avevano lasciato la città in cui erano nati e avevano vissuto l'infanzia e la prima adolescenza con le rispettive famiglie a 11 anni. La nostra famiglia era nella periferia di Bologna una piccola enclave giuliana, con usi e abitudini completamente diverse da quelli degli altri bambini e con una for forte impronta mittel-europea. Le sofferenze degli anni sono state tante, prolungate del tempo e quasi mi verrebbe da dire senza fine perché quando chi è nato a Fiume, o a Zara, o a Pola, si va a chiedere un documento, una patente o una tessera sanitaria e poi si trova su questi documenti scritto Nato a Pola, Zara, Jugoslavia, voi non avete idea di come. Si arrabbino, sia siano offesi, questo è eh, veramente una, un insulto per loro, eh, nonostante ci sia un, una legge che eh, dà indicazioni precise al riguardo. Ecco, eh, anche a questo io spero che serva il giorno del ricordo, a divulgare la storia che nessuno, eh, e che nessuno, se io dico che la fam mia famiglia viene da fiume. Mi chieda se posso tradurre una lettera dal serbo, perché queste sono le cose strane che succedono a chi viene da quelle parti. La mia vita è qui, dove sono nata, le mie radici sono dall'altra parte dell'Adriatico. Come si vive così? Il giorno del ricordo sarà dedicato, mi chiedo, anche ai figli e ai nipoti degli esuli. Come vive chi ha radici così lontane? Se non accetta di avere una duplice identità, vive male, come una polide senza un centro, un punto di riferimento. Invece, con un lungo processo di riflessione, dobbiamo accettare l'assimilazione la, senza dimenticare, tradire la storia da cui veniamo, un procedimento interiore lungo e complesso. Silenzio è una parola che ha pronunciato anche il Vicepresidente del Consiglio. Silenzio perché di fronte alle macerie fumanti della città martire di Zara, che cosa si potrebbe aggiungere? Silenzio di fronte alla strage di Vergarolla, che vide più di 100 persone saltate per aria in un giorno di festa, la maggior, la maggior parte delle quali erano bambini. Silenzio di fronte alla brutale uccisione di Norma Cossetto, aveva 23 anni. Il comune di Bologna ha voluto dedicarle un giardino dove noi venerdì pomeriggio andremo a posare un mazzo di fiori. Sono eventi brutali, solo, sono solo alcuni dei tanti che si susseguirono in quelle terre martoriate e dalle quali partirono più di 300.000 persone, consapevoli che avrebbero perso tutto, che andavano verso un destino ignoto ma volevano rimanere italiane e sapevano che non solo la propria vita, ma anche quella dei loro cari in quel momento era in pericolo. Viviamo da, da, un anno, da un anno a questa parte in un clima di forte incertezza. Chi lavora non sa se potrà aprire la propria attività, chi va a scuola non sa se studierà da casa o in presenza, in classe, con i propri insegnanti, i propri docenti. Chi conosce persone che non stanno bene sa che per loro è un periodo terribile. Non sa se tornando a casa le troverà. Forse non troverà più un vicino o un nonno. Vedere le città deserte in marzo ci ha lasciato un segno indelebile. Questa esperienza ci ha toccato nel profondo. Ecco, questa esperienza di, di stravolgimento della vita quotidiana, questo venire meno dei rapporti umani, chi era fiume in Istria e Dalmazia l'ha vissuto. Completamente e ben prima di noi. C'erano famiglie che chiedevano il permesso di partire, e il permesso veniva dato al padre, ma non alla madre, ai figli, ma non ai nonni. E anche questa era una forma di prevaricazione, una tortura psicologica. Si usciva di casa la mattina e si scopriva che i vicini di casa se ne erano andati di notte, per non creare problemi. C'erano genitori che uscivano e non tornavano mai più a casa. Ci sono persone sparite nel nulla di cui non si sa neppure il luogo di sepoltura. Ci furono rastrell rastrellamenti di civili. Nelle Foibe finirono migliaia di persone, italiani, ma non solo, uomini, donne, anziani, persino tanti che avevano contro combattuto contro i nazifascisti. Ancora oggi si scoprono nuove Foibe con il loro carico di vite spezzate. Chi può meritare tutto questo? Chi può arrogarsi, oltretutto a guerra finita, il diritto di vita o di morte su altri esseri umani? Chi può condannare senza un regolare processo? La guerra fu orribile, ma in quei territori finita la guerra non arrivò alla pace. Quando manca la giustizia inizia la barbarie, quando il diritto manca nasce l'arbitrio e i figli dell'arbitrio sono morte, violenza e sopraffazione. Da qualche tempo sento gli studiosi interrogarsi sul valore delle testimonianze, dei ricordi e delle memorie. C'è chi chiede che si affidi agli storici che solo possono scoprire i fatti nei documenti. E, io credo che questi due modi di procedere siano diversi ma complementari. Bene le, le ricerche, bene lo studio, ma tanti fatti non sono negli archivi e tanti archivi sono scomparsi. E allora restano le persone con il loro vissuto, con il peso dei loro ricordi. Facciamo che questo peso, questo dolore si trasforma in una risorsa per tutti. E quando incontrerete qualcuno, qualcuno che trasforma questa storia in contabilità, quando sentirete parlare qualcuno, parlare di questi fatti, anteponendo le parole sì, ma però voltatevi, voltatevi e lasciatelo al suo monologo. Se fosse stato un anno normale avremmo fatto il concorso dedicato ad Anita Preghelli e il viaggio di istruzione in quei luoghi. E avreste visto quanto è radicata la cultura italiana e veneta, che esisteva ben prima del fascismo, e prima della guerra, e prima di D'Annunzio, in una mescolanza di lingue, di culture, di usi, di fedi religiose, di cui oggi esiste solo il pallido ricordo. Non è stato possibile quest'anno. Fatevi allora aiutare dei vostri insegnanti nella scoperta di questa storia anche leggendo le intense testimonianze di scrittrici come Nelly da Milani, Anna Maria Mori, Marisa Madieri. Cogliete questa giornata come opportunità di conoscere, di scoprire la storia terribile di luoghi meravigliosi. A noi il compito di portarla avanti. E come la portiamo avanti? La portiamo avanti anche attraverso cerimonie istituzionali, come quelle che si svolgeranno mercoledì. A Bologna sarà posta una corona d'alloro sul primo binario della stazione centrale in cui avvenne quel bruttissimo episodio. Alle 15.30 saremo in via Don Luigi Sturzo al giardino Martiri dell'Istria in una cerimonia alla presenza di tutte le autorità e di rappresentanti della NVGD di Bologna. Alle 10 saremo a Casalecchio dove il Comune ha deciso di inaugurare un monumento ai martiri dell'Istria. Inaugurare un monumento, sono preziosi i monumenti, perché sono a perenne ricordo di quello che accade. E un altro monumento a San Lazzaro, dove ci reccheremo a mezzogiorno, sempre per onorare i martiri delle foibe. Ma anche la cultura è importante, come diceva il Vicepresidente. E la vicepresidente Anna De Castello ed io siamo state invitate dalla biblioteca di Casalecchio, la Casa della Conoscenza, a presentare appunto questo bellissimo libro realizzato da una collaborazione tra il comune di Bologna, il comune di San Lazzaro e la NUGD di Bologna. Il libro Dove andare, dove tornare? Autori degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dal Novecento al Nuovo Millennio. Il nostro intervento sarà poi trasmesso in sarà visibile solo online, ovviamente. E ancora, eh, saremo venerdì eh, pomeriggio al giardino Norma Cossetto per depositare un mazzo di fiori e saremo sabato prossimo, 20 febbraio, all'ex villaggio Giuliano ehm, a depositare una corona sotto una lapide che ricorda che lì ci fu un nucleo consistente di esuli. E che vissero appunto per tanti anni eh, in questa comunità, eh, appunto, in rap una rappresentanza dei 4.000 esuli che arrivarono a Bologna. Ci sono anche altre iniziative le, della città metropolitana di Bologna, le trovate sulla loro pagina, eh, in, in, le trovate online. Eh, ricordo eh, quella eh, dell'Unione Reno Galliera. E in rappresentanza di tutti i suoi comuni invita i cittadini ad assistere a un dialogo fra lo storico Luca Alessandrini e Marino Segnan eh, nostro ex presidente che dal teatro Zeppilli di Pieve di Cento intrecceranno testimonianze e riflessioni e l'incontro sarà registrato e poi sarà trasmesso in streaming sui canali Youtube e Facebook dell'Unione Reno-Galliera a partire dalle 21 di martedì 10 febbraio anche noi, come associazione, abbiamo pensato di usare questi nuovi mezzi e di proporre un'iniziativa, appunto, dedicata a incontri con la cultura, l'arte e la civiltà della Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. E appunto incontreremo la musicologa e pianista Chiara Bertoglio, figlia di Esuli, che ci parlerà di cosa significa il canto va pensiero per gli Esuli. Gli Esuli lo, lo cantano in piedi e eh, di solito con visibile commozione. Ecco, lei ha analizzato questo rapporto fra questo canto e gli esoli e ci racconterà di questo rapporto così speciale. E, e, faremo una chiacchierata, un incontro con Egidio Ivetic, docente di storia moderna e storia del Mediterraneo dell'Università di Padova, su, sull'Adriatico, un mare comune, un mare che divide ma anche unisce. E venerdì 19 febbraio parleremo di Fiume Città Europea, come la Racconta Fiume, rivista di studi adriatici, con Giovanni Stelli, presidente della Società di Studi Fiumani, ed Emiliano Loria, redattore archivista sempre della Società di Studi Fiumani. Ecco, agli studenti che ci seguono, io rinnovo l'invito appunto chiedete ai vostri insegnanti di condurvi in un percorso di approfondimento di conoscenza che il giorno del ricordo serva a combattere un virus veramente terribile, quello della non conoscenza, dell'ignoranza di questi fatti. Il giorno del ricordo serva appunto a tenere desta la memoria di tutti questi avvenimenti. Grazie. Bene, grazie Grazie alla nuova presidente di NVGD, Chiara Sirk. Ora la parola passa a Piero Del Bello, eh, direttore del Magazzino 18 e dell'IRC. Prego, Piero Del Bello, e grazie ancora tantissimo di essere qua con noi. Grazie a tutti quanti voi, uno splendido fondale per la nostra nuova presidente, piace vedere questa raccolta di testimonianze antiche scritte. E, vedete, Piazza, poi la Presidente hanno già ampiamente raccontato, descritto, hanno già dato a voi quell'atmosfera che dovrebbe sempre accompagnare quando si parla di ciò che è accaduto al confine orientale. Noi siamo a Trieste, Trieste con orgoglio, a noi piace pensare sia la capitale morale dell'Esodo. La logica sta in quei numeri, in questo caso ahimè, abbastanza certi, 70.000 circa esuli, istriani, fiumane e dalmati, oltre 80.000 considerando l'attuale la regione Friuli Venezia e Giulia, si fermarono qua. Era logico. Eravamo un passo da casa, potevamo guardare, guardando il panorama, in qualche caso veramente la nostra casa. Ed è anche difficile per me parlare di queste cose ed entrare ben dentro a queste cose. Perché essendo nato nel 1961 sono il dopo. Sono... Uno come tanti di quella generazione che è nata dai figli dell'Istria, dei fiume della Dalmazia. Noi siamo i figli di quei figli che se ne andarono. E ho la certezza che abbiamo vissuto una parte della nostra vita, la prima parte della nostra vita senza avere la consapevolezza delle nostre radici. La nostra è una storia veramente complicata, è una storia triste, è una storia brutta, è una storia in qualche caso sporca, cattiva. Eh, per tutto quello che è successo, i silenzi si sono ricordati, eh, si è ricordato tanto il silenzio. Eppure quel silenzio colpevole per tanti aspetti è stato anche il silenzio di molti dei nostri genitori. Hai voglia ricordare? È giusto? Ma come fai a ricordare quando neanche i tuoi vogliono dirti quello che è capitato? Abbiamo questo capitale enorme che è il magazzino 18, qui a Trieste, con quasi 2000 metri cubi di masserizie lasciate dagli esuli e mai ritirate. Oggi, purtroppo, per ordine naturale delle cose, anche i testimoni di quelle vicende pian piano stanno venendo meno cosa ci resterà quell'ammasso di mobili perché l'unica cosa concreta reale che resterà della nostra gente quando ci troviamo in mezzo a quel magazzino 18 e vediamo oddio non tesori vediamo mille mille volte ripetute sempre le stesse cose mille armadi 1000 comodini, 1000 cassettoni, 1000 credenze, 1000 tavoli, 1000, sedie, tutto è uguale, niente identico chiaramente, ma tutto uguale perché in ogni casa ci stava un armadio, un letto, un tavolo, le sedie e quel magazzino è il simbolo dello svuotamento delle nostre case della mia casa è il simbolo dello sfruttamento dei nostri paesi e delle nostre città ecco quel magazzino è la nostra memoria è quella che rimarrà sempre anche quando noi non ci saremo più stando lei in mezzo a me a noi al nostro istituto al mio presidente, Franco De Grassi, che vi saluta tutti quanti e vi ringrazia per questa opportunità, viene in mente, stando là in mezzo, viene in mente spesso l'analogia, un modo di raccontare la nostra storia, che è quello del paragone a una bestia che ha tre teste. È una brutta bestia, ha una testa iniziale, è la peggiore, quella che parla di paura, di violenza, di intimidazione e in me di morte, infoibato, foiba. Con il termine si indica chiunque, in qualunque modo, in quei tempi sia sparito, indifferentemente come. E poi c'è una seconda testa della bestia, e quella dell'andarsene. Un esodo, un esodo infinito, eterno. È una testa enorme questa. È un esodo che comincia. Sono ricordate le rovine di Zara prima? Che comincia in Dalmazia già alla fine del 43, sotto l'incalzare degli eventi bellici, continuerà nel 45, le terribili, 42 giorni di occupazione di jugoslava di Trieste, di Gorizia. I nostri vecchi che ancora sono vivi se li ricordano col terrore negli occhi la gente portata via, anche quelli che avevano combattuto contro i finanzieri, i cento finanzieri, i volontari della libertà che il 29 aprile insorgono al comando del colonnello Fondasavio e di Don Marzari. Ma il primo maggio arrivano i partigiani jugoslavi del mare Salottito, a trieste e così a gorizia e allora e allora anche, anche per questa gente la situazione diventa strana non è banale che il colonnello sfonda savio nel giro veramente di 24 ore rimani in clandestinità i suoi e i cento finanziari che si erano ribellati i tedeschi avevano partecipato all'insurrezione armata dopo un paio di giorni radunati dai partigiani jugoslavi e beh qui è finito tutto ormai datisi le armi è finita la guerra è finita la guerra vengono radunati e portati via loro si ricordano bene quello che è successo e noi ci ricordiamo bene quando ricordiamo l'oro quando davanti alla foiba di Basovista guardiamo quella pietra che ricorda i loro nomi perché di quei cento finanziari nessuno tornò più indietro ecco è una storia difficile la nostra, complicata. Una storia che ha mille lati oscuri. È una storia, eh, bene il ragionamento, la storia agli storici: ma quanto non troveremo in documenti che non esistono e non potranno esistere, non sono mai esistiti, mai troveremo un ordine scritto di un certo tipo. Potremmo cercare gli archivi di tutto il mondo. Certe cose si fanno, gli ordini arrivano, non servono che siano scritti. Ebbene, un esodo nostro infinito. Qui abbiamo perso tutto, ma non abbiamo perso Pole perché fino al 1947, fino alla firma del Trattato di pace, se di fatto abbiamo perso tutto quanto, tutta l'Istria, il Fiumano, la Dalmazia, l'Ara, Pola no, Pola no, perché Polia rimane un enclave, come si dice, italiana, continua a far parte dell'Italia, seppure sotto la Guardia Militare Inglese. Ma a Polia succede Vargaroglia. Eh. Non è l'unica causa, ma sicuramente diede una spinta a cambiare opinione ai polesani, quasi 30.000 abitanti, ma non 30.000 abitanti. Ad un certo punto, nel giro di poco, 32, 33.000 quasi, ma perché? Perché come si scappava per arrivare in Italia, si scappava anche per andare a Pola, perché Pola era italiana. sì C'era il governo inglese ma, militare, ma era ancora Italia. E a Pola ci sono gli inglesi, quindi siamo salvi. Ma quella strage di Vargarola, quello scoppio terribile, in un momento di festa, quando si festeggiavano i 50 anni della pietra Siuglia, la società sportiva più importante di Polo, è un simbolo della città, poi un simbolo anche di italianità. pietra Siuglia, viva Dio! Con le gare sportive, nuoto, canottaggio, vela, tutti, tutti nella spiaggia di Vargarola, mezza città a guardare queste gare, e un grande mostro in quella spiaggia, questa catasta di mine recuperate. Ma Dio mio, ci sono gli inglesi, non c'è nessun problema, è tutto disinnescato, non serve neanche transenarle. La nostra gente ci mette gli asciugamani sopra, prende il sole stando distese sulle mine. Sapete quando è grande una mina marina tirata su? Ecco, un enorme mostro che non, ha, che non fa paura a nessuno, non ha nessuna forza, tutto disinnescato, salvo poi una mano maligna. Eh, è difficile trovare un aggettivo. Adatto, creare ciò che non c'è, creare l'innesco. E allora? E allora una strage. E allora i brandelli della nostra gente e dei tanti bambini, ben ricordati purtroppo e ben esemplificati dai figli del dottor Micheletti. Volare la carne a brandelli e il mare diventare rosso. E non è un ricordo macabro, truce, che in questo momento io faccio di cosa che non ho visto. Ma sono le parole di chi c'era che ancora è vivo in quella spiaggia e che ci ricorda come prima cosa l'odore terribile, quello della carne bruciata. Ecco che colpa aveva quella gente, ecco la grande forza di un dottore. Siamo il 18 di agosto, non ci sono chirurghi, c'è il dottor Micheletti un dottore che comincia a vedere arrivare tonnellate e tonnellate di carne umana, gambe da tagliare, braccia da amputare, ma vite da salvare. Questo fa Micheletti senza mai fermarsi. Non c'è nessuno che le aiuta? Sì, arriverà un medico inglese a dargli una mano e non si fermerà neanche quando verranno a dirgli che i suoi due unici figli sono morti in quella strage con suo fratello e con la moglie e suo fratello che quei bambini stavano in spiaggia. Dopo 24 ore tornerà dalla moglie distrutta. Ecco, di questa strage ci siamo ricordati un paio di anni fa. Nessuno si è ricordato per tanti anni che la strage italiana più grande del dopoguerra, perché Pole era ancora Italia. Pole era pronta a resistere, perché a Pole c'erano i partigiani. E Dio, che partigiani. I volontari della libertà, i partigiani bianchi, era pronta a resistere, erano già arrivate le armi. Ma anche Vergaroglia fece capire che lì, se la storia girava in una maniera strana, non si poteva restare. E la storia girò strana, perché il 10 febbraio del 47, con la firma del Trattato di pace, perdemmo anche Polia. E allora? E allora non si attesero neanche i sei mesi di tempo perché entrasse in vigore il Trattato di pace, via subito tutti da Polia. Tutti, perché andò via l'intera città? 1500, non sappiamo neanche il numero esatto, ma più o meno è questo: le persone che rimasero. E allora pensate: una città, la più grande dell'Istria, perché Trieste non è Istria, che si svuota e che da oltre 30.000 abitanti, grazie a quelli del circondario che si erano aggiunti a cercare rifugio a Polia, una città che diventa uno spettro le finestre, le porte chiuse, non c'è nessuno che cammina. È vero che ad un certo punto a Polia non si sentì più nessun rumore, l'unico rumore che si sentiva era quello del martello che batteva i chiodi per costruire le casse, per imbagliare le massarizie, per portare via la propria roba. Si lasciò Polia, Micheletti è il simbolo, il dottor Micheletti, il simbolo eroico di chi con abnegazione rimase fino all'ultimo a seguire i suoi e fu uno degli ultimi ad andarsene da Polia, con l'ultimo viaggio del Toscana. E l'esodo, dopo la, il trattato di pace, continuò per tutta l'Istria. E poi alla fine abbiamo perduto veramente tutto. Neanche questo è vero, perché ci è rimasta un lembo di Istria, ci è rimasto quel fantomatico, mai legalmente istituito, territorio libero di Trieste. La zona A e la zona B con la città di Trieste è un minimo lembo di provincia. Zona A, non Jugoslavia, governo militare anglo-americano, e zona B, un piccolo ma importante lembo di Istria, cittadine grosse, isola, capodistria, pirano, italianissime, laboriosissime, non Jugoslavia, governo fiduciario jugoslavo. E qui, e qui le cose gireranno almeno qua. Prima o dopo torneremo all'Italia. Certo, queste terre torneranno all'Italia. Nel 1954 la guerra era finita nel 1945. Ecco, la variabile di cui bisogna tenere sempre conto in questa nostra storia è il tempo, perché qui il tempo è infinito. Nel 1954 torneranno all'Italia queste terre, non tutte, tornerà a Trieste. E come Trieste tornare in Italia di fatto si capisce capiranno tutti che avevamo di fatto perso la zona B di fatto non di diritto perché di diritto la perderemo solo nel 1975 col trattato di Osimo 75, eh, la miseria. Il tempo è infinito. Ebbene, allora, dopo il 54, via tutti, anche dalla zona B: 10.000, 20.000, 30.000, ma insomma. 55, 56, 60, 61, ancora la gente che se ne va, ecco perché quando il paragone con la bestia con le teste parla di questa seconda testa, questa è una testa enorme, infinita, è un esodo che non finisce mai. E la terza testa è quella del destino. Il destino sono i capi profughi. Oppure, perché qui in quegli anni in Italia. Non ce n'è per nessuno decidere dopo un giorno, due, cinque, un mese, poco tempo, di diventare emigranti. Prima esuli, obbligatoriamente esuli, i significati sono molto diversi, tutti lo sappiamo, e poi la scelta, terribile peraltro, di emigrare. E quindi Argentina, Canada, Stati Uniti, in tutto il mondo, non bastano le 120, ben ricordate località italiane, sedi di uno o più campi profughi, ma anche una parte non irrilevante della nostra gente sparsa in tutto il mondo. Ma il destino, e sono le ultime cose che vi dico, il destino della nostra gente si consumerà in quei campi profughi, dove il senso di alienazione è quello che determinerà. A seconda della forza dei nostri esuli, la capacità o l'incapacità di ricostruire e di rinascere, la nostra gente è stata formidabile. Si è data da fare, ha ricostruito, ha fatto altro, sempre altro e sempre altrove. Abbiamo esempi eclatanti. Il Luxardo. E lì c'è anche una strage in famiglia, eppure ricostruiscono. E ancora oggi sono un'azienda importante italiana che sporta in tutto il mondo. Ma per dire nomi che tutti conoscono, Nino Benvenuti, campione del mondo nonostante esilio, è così Andretti va a vincere la Formula 1. Ma figuriamoci, eh, Sergio Marchione, figlio di un esule, eh, anche questo bisogna ricordare. Ma accanto a chi ce l'ha fatta, a chi è riuscito a rinascere e a ricostruire, e ai mille e mille che non si possono ricordare, ma che con piccole, grandi imprese e anche col lavoro normale ha ricostru hanno ricostruito una vita, un'esistenza, accanto a questi c'è l'altra faccia della medaglia, che è quella di chi non ce l'ha fatta. E non è parte di poco conto c'è una quota della nostra gente che non ce l'ha fatta c'è una quota della nostra gente ha ricordato Piazza Prima che in qualche caso davanti a una vita impossibile in un campo profughi ma impossibile perché non eri più niente perché non eri là neanche con la tua famiglia eri con un pezzo di famiglia con papà e mamma se ti era andato bene con nonna e nonna se era andato un po' peggio con uno zio o una zia se era andato ancora un poco peggio e qualcuno dei nostri ragazzi era con un vicino di casa mettiamoci quello che vogliamo in queste presenze o assenze piuttosto ma questa è la nostra storia e allora quanti purtroppo non pochi argomenti che abbiamo studiato assai poco niente scelsero di finire la loro vita impiccandosi in un albero di un campo profughi i tanti poi in tanti casi si tentò, si cercò, ma veramente mancava la prospettiva. Non c'era la famiglia neanche, non c'era la casa, non c'era il paese, non c'era la città, non c'era la società. Tutto venne spazzato di un colpo, un colpo lungo, perché l'esodo è lungo, come abbiamo appena detto. E allora, e allora, tanti casi di gente che da un box, eh, box ecco il termine nuovo, box perché vivevi in un box, quattro coperte, a determinare quella che era la tua casa, e eh, ma box non è casa. Da un box quanta gente è finita in una stanza di un manicomio e a volte non è mai più uscita. E io ricordo che da bambino vedevo giovani formidabili, adulti, nei campi profughi. Sono andato, non sono nato in un campo profughi, sono andato con ma mia mamma che mi portava a trovare nonno, nonna, gli zii che stavano a Trieste in un campo profughi. E io vedevo questi giovani, questa gente. Io li vedevo adulti, avremmo avuto 22, 23 anni, parlare delle campagne, del grande lavoro, i nostri campi più belli, noi pescatori sul mare i più bravi. Era gente formidabile, fortissima, avrebbero fatto qualunque cosa, eppure quanti di questi, alla fine, nonostante avessero tentato, non trovarono una via d'uscita. E la via ce l'ebbero in quel bicchiere di vino, su un tavolo di nostra Ria. Signori, L'alcolismo è stato un dramma per la nostra gente. Chi non ce la fece è lì trovò la sua via, ma era una via che preparava un destino terribile e ahimè anche la morte fisica in molti casi. Ecco, vedete, chiudo con questo. La mia generazio generazione è nata da questa situazione, è nata da genitori che in qualche caso non dissero nulla. Perché non dissero nulla? Quando uno sta zitto vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Ma cosa avevano da nascondere quei contadini, come i miei nonni, gente ignorante, analfabeta, che non sapevano neanche scrivere la loro firma? Cosa sapevano loro di fascismo, comunismo? La società era radicalmente cambiata, collettivizzazione, beni ammasso, zagrughe, cooperative. Che vita era questa? Non c'era più niente, niente che identificava te stesso con quello che eri stato prima. E questo tuo nuovo vivere era infuso, poi, da quel senso di paura che ti accompagnava e non ti abbandonava, da quel bussare alla porta che temevi fosse potesse arrivare alla sera. Avevi già visto gente portata via e non tornare. Più della morte poteva la paura della morte, la paura della morte, neanche tua, ma quella dei tuoi, di tuo padre, di tua madre, di tuo fratello, di tuo figlio. Il clima che si creò fu un clima di terrore e la situazione completamente rivoluzionata nel sociale determinò un obbligatorio andarsene. E alla fine. Noi siamo l'esito di tutto questo. L'esito di quel silenzio di gente che stava in silenzio in molti casi perché si vergognava. Era un pudore tremendo quello che accompagnava la nostra gente, un pudore che diventava vergogna. Ti vergognavi perché non eri più niente. Non avevi niente e non eri niente. Ecco, il silenzio è stato determinato da questo. Nell'età della consapevolezza, quando, pur avendo capito che non eravamo uguali agli altri, nell'età della consapevolezza ci possiamo chiedere oggi, a distanza di tanto tempo, come siamo vissuti, quanti muri ci siamo creati in testa e quanto rimosso abbiamo nelle nostre teste. Ma rimosso non è sparito, rimosso è lì, dietro l'angolo. Pronto a tornare fuori. Ebbene, io sono qua, ma non tutti sono qua. Ricordiamoci di questo. La nostra è una storia lunga, eterna, che non trova il suo punto peggiore in quello iniziale, in quello della morte violenta e della violenza, ma trova la misura della sua tragedia in questo ragionamento complesso, in questo a altra morte che in molti casi abbiamo avuto, una morte sociale, una morte civile, la morte di una società che è stata spazzata via, una morte che in qualche caso da sociale è diventata anche fisica, quando non si è stati capaci di rinascere, di ricostruire. Vi ringrazio tanto per essere stati pazienti. Grazie, grazie a lei, veramente vedo gli applausi di tanti delle nostre persone collegate e sicuramente adesso, se fossimo in aula in presenza, sarebbe stato un grande applauso per lei, dottor Del Bello. Davvero ha saputo ricordarci, ricordare, raccontare ed emozionare, come ero certo sarebbe andata. Quindi, siamo noi che ringraziamo lei, l'Istituto regionale per la cultura istriano Fiumano Dalmata, che dirige, e il presidente Franco De Grassi per la vostra preziosa partecipazione, che davvero ci ha onorato e ci ha fatto veramente un grande piacere. Proseguiamo con un altro intervento importante, quello di Fiore Filippas, classe 1947, eh, esoristriana e testimone diretta della vita nei campi prof, che è rimasta per 12 anni. Prego Fiore, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. E sono giorni mesti questi, come ogni anno, sono qua tanto volentieri, qualcuno già mi conosce e, e dura ancora oggi che ho 73 anni, ricordare quei momenti, quel venir via da quella casa quel lasciare quel fuoco perché io chiamo fuoco quella mia casa perché il fuoco per scaldarci io non l'ho più trovato. Quel fuoco dove io da bambina venivo riscaldata e messa a letto, famiglia modesta, campagna, ma tanta dignità e una famiglia con tanti bambini. Che lascia la propria terra. Ecco, io invito sempre quando parlo, anche eh, alle scuole, ai ragazzi, eh, dico sempre una cosa, signori, eh, ci sono state molte volte domande un po' ambigue, ma perché ve ne siete andati? Ecco, io dico questo. Eh, un padre di famiglia, un uomo con cinque bambini piccoli con quella sua modesta casa, quella sua modesta terra che però ci dava da vivere. Ecco, non se ne sarebbe andato se non fosse stato vessato, se non fosse stato anche anche a volte insultato siete italiani, cosa fate ancora qua? E con un uomo non va via da casa propria, non va via da una terra con cui sa che può sfamare la sua famiglia se non è costretto dagli eventi, ma soprattutto non va verso un ignoto, signori. Quest'uomo, perché quest'uomo non sapeva dove andava, quest'uomo non sapeva che lo aspettava una baracca una baracca dove si moriva di freddo. Ecco, io voglio sempre rimarcare che noi eravamo una famiglia modesta, ma con una casa umile, ma dove c'era il fuoco. Ecco, non voglio ripetere molte volte questa parola, ma è stata proprio la mancanza di questo fuoco che ha portato via mia sorella, la mia sorellina. Qualcuno di voi già l'ha vista, da qualche parte ha visto quegli occhi. Ecco, quegli occhi sono occhi che è difficile, è difficile dimenticare. E come ha detto qualcuno prima, che non ricordo il nome, sì, veramente quegli occhi sono stati un po' quello che ha un po' accompagnato la mia vita. Quel ricordo c'è sempre stato per tanti anni, c'è ancora adesso. Ed è vero che eh, il mio coraggio è mancato nel cercare un bambino. E vi dico subito perché. Perché ho realizzato che cercando io un bambino avrei cercato quegli occhi. E non era giusto né nei riguardi di mia sorella, ma neanche nei riguardi di un bambino che eventualmente sarebbe arrivato. Ecco, è stata una condizione, è stata una condizione. La baracca, il freddo, poi è arrivato il collegio affinché altri bambini non morissero di freddo, per cui divisione dalla famiglia, dai tuoi parenti, dai tuoi, dai tuoi fratelli, vivere con il suore. E tanti anni fa, signori, i collegi erano severi: collegi, eh, negli anni, verso gli, dopo gli anni '50, i collegi erano pieni di bambini, erano pieni di bambini orfani, eh, di bambini di madri rimaste vedove. Eh, per cui, io sono capitata in un collegio di suore con mia sorella. Mio fratello in un altro collegio maschile vicino Udine, per cui la famiglia non c'era più. Ecco, i nostri genitori li vedevamo a Natale, Pasqua e quando si tornava d'estate in Campo profughi. Anche quello ha condizionato tantissimo il nostro crescere e l'affetto non c'era più. Non c'era più chi ti diceva ti faccio una camomilla perché hai mal di pancia. I collegi quella volta erano, erano severi. La suora ti diceva che con le preghiere si guariva tutto. Eh, ma non era così, non era così signori, perché mia sorella piccolina è andata a finire per sei mesi in ospedale pediatrico perché aveva un'insufficienza renale. E in quel collegio nessuno se ne è accorto E aveva sette anni. Ecco, queste sono anche le cose che sono rimaste. Ma io non, non voglio pietismi, non voglio piangermi addosso. Però queste cose hanno condizionato poi il prosieguo degli anni. E avrei voluto tanto studiare io perché io ho sempre amato la lettura, ma io ho dovuto fermarmi alla terza media, perché ho visto che la mia famiglia era disorientata in quella baracca, che oltre a un piatto di minestra e i letti a castello con coperte fredde non c'era altro, a quella, quella mia famiglia io dovevo aiutare e sono andata a lavorare subito, a 14 anni. Portando a casa fino all'ultima lira e dandole a papà. Ecco, ehm, questo mi piacerebbe ehm, che i ragazzi ne fossero consapevoli, i nostri ragazzi, i nostri studenti che io adoro, ehm, che giusto sappiano apprezzare quello che oggi hanno, perché. Ehm, il, il, il privilegio di poter studiare, di poter eh, capire a cosa si va incontro, capire la vita che dovrai fare, ti aiuta tanto se hai un'istruzione in più. E la mia istruzione era molto modesta. Ecco, io ho fatto l'operaia cartotecnica dopo, ho lavorato sempre, ho cominciato a 14 anni e ho finito quando sono andata in pensione. Ricordo sempre la baracca, ricordo sempre quanti secchi d'acqua per restare puliti, ricordo le parole di mia mamma, poveri, sì, ma puliti, un po' stracciati, ma ramendati. Ecco, questa era la nostra dignità. Fino a 25 anni io ho sempre aiutato la mia famiglia, mi sono sposata a 25 anni. Ma il mio eh, obiettivo era portare a casa qualcosa per dire: guardate, che non siete soli ai miei genitori. Il campo profughi l'abbiamo già descritto tante volte: la vita era dura, c'era il piatto di minestra, c'era il giaciglio c'era anche eh, l'assistenza medica e nel 1956 un anno freddissimo un febbraio freddissimo che ha fatto non poche vittime signori e non solo la non solo marinella tanti anziani altri bambini che si sono ammalati e, ma quella è stata un'esperienza che poi ha fatto sì che io dicessi però c'è anche qualcuno che sta peggio cosa posso dirvi che poi questo questo fatto eh, mi ha praticamente condizionato a stare vicino ai bambini più deboli ai bambini messi da parte e questo io l'ho fatto nei miei anni poi andando all'ospedale pediatrico stando vicino a quei bambini ricoverati che non avevano nessuno che veniva a trovarli e mi ha aiutato ma in quegli angoli di quell'ospedale poi uno psicologo mi ha detto "Sì signora lei andava là a fare questo ma nella sua testa cercava sua sorella perché lì praticamente abbiamo avuto la consapevolezza della morte di, di marinella già quella notte che in quello scialle nero che ancora oggi è nella baccheca del campo profughi di padriciano c'è quello scialle dove marinella è stata volta per essere portata via dalla baracca e eh, per non tornare più. I nostri ragazzi oggi, eh, io li invito ad apprezzare tutto quello che possono imparare, tutte queste belle cose che hanno a disposizione per istruirsi, perché l'istruzione li prepara al domani. Ecco a me l'istruzione mancata, forse se avevo un po' di più istruzione. Uh, potevo anche sperare in qualche lavoro che, mi, che, che, for, che era la mia passione. Io avrei voluto poi fare l'infermiera dei bambini, stare insieme ai bambini e fare l'infermiera dei bambini per aiutare quei bambini. Ecco perché io sempre, pur essendo solo una sorella, ho il rimorso rimorso per non essere riusciti a salvare quella bambina però purtroppo non ci si è resi conto febbraio 56 è un, è un anno appunto che si ricorda freddissimo pensate che il funerale di marinella per molti giorni non si è potuto fare perché le strade erano ghiacciate perché era tutto bloccato a Marinella in campo profui, dopo tanti anni, abbiamo dedicato una, chiamiamola, lapide. E ho detto, Marinella carissima, a te questo, dopo tanti anni. E l'abbiamo lasciata su, in quel padiglione dove c'era la nostra scuola, dove ancora oggi quel padiglione, se voi ci siete stati, al CRP di Padriciano, quel padiglione è ancora in piedi. E quel padiglione ricorda Marinella e lì sono passate tante scolaresche perché dal 2004 in poi noi abbiamo accolto tanti ragazzi e tanti insegnanti che vi faccio tanto di capello carissimi insegnanti che siete venuti incontro a noi alla nostra storia Ecco, di questo io vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto lo sforzo, penso che c'è stato uno sforzo anche da parte vostra per cominciare a parlare e per scrivere questa storia. Io mi rivolgo sempre anche ai ragazzi e spero che proprio loro, che sono il nostro domani si ricordino di questa storia e si ricordino soprattutto delle persone che comunque non ci sono più grazie grazie infinite a tutti grazie diventa davvero molto difficile prendere la parola dopo un intervento così così toccante e tragico tanto che mi mancano le parole a mia volta ma sapevo che sarei arrivato a commuovermi perché ero preparato conoscendo la storia di Fiore e avendola già ascoltata ma sono contento molto perché nei precedenti consigli solenni abbiamo sempre approfondito il lato storico abbiamo approfondito le vicende abbiamo approfondito il lato istituzionale e, e ci tenevo moltissimo a chiudere questo ciclo ideale di cinque anni, mettendo invece l'accento sulla realtà, sulle persone, sulla tragedia umana che ha visto i nostri compatrioti subire un così grave dolore, coperto poi da decenni di silenzio. Concludiamo i lavori lasciando la parola al signor Sindaco Virgilio Merola. Prego. Eh, attivi il microfono per cortesia signora sì, ma... Sindaco. Non so dove non so. Ecco, scusate. Innanzitutto un caro saluto ai ragazzi delle scuole superiori che stanno seguendo nostra, questo nostro incontro. È un fatto importante e mi fa molto piacere che anche a distanza riusciamo a tenere viva questa tradizione che nel corso degli anni ha visto molti giovani. Essere presenti nella sala del Consiglio Comunale. Vorrei ringraziare in particolare le persone, i relatori che mi hanno preceduto. Abbiamo ascoltato parole appassionate, parole documentate e vissute. Insomma, abbiamo potuto partecipare a una lezione di storia e di civismo molto importante per tutti noi e di questo li ringrazio. Vorrei sottolineare, come ha già fatto il Vicepresidente Piazza, che in questi anni abbiamo fatto un percorso eh, insieme. È stato un percorso importante per la conoscenza e contro il negazionismo o quell'atteggiamento eh, altrettanto preoccupante che porta a pensare che quelli accaduti siano fatti lontani che non ci riguardano. Abbiamo scoperto insieme invece che ci riguardano perché eh, si, si tratta di, di discutere come noi stiamo insieme, con le nostre differenze, con i nostri doveri e i nostri diritti. E quindi ragazzi è molto importante, come è stato fatto, ricordare che anche nell'accogliente Bologna, Bologna è una città definita accogliente, lo ha dimostrato, ma eh, sono stati compiuti degli errori. Quel binario dove il 10 febbraio sarà portato una corona è stato teatro di un episodio non edificante, non bello per la nostra città. Da quell'episodio, da quell'atteggiamento di rifiuto abbiamo imparato, ma è bene continuare a imparare perché senza conoscenza della storia... Come è stato detto, siamo più impreparati, meno capaci di prendere le decisioni giuste e siamo esposti a una possibilità di regressione, di ritorno al passato che pensiamo di essersi lasciati alle spalle. L'uccisione di tanti italiani nelle foglie nell e l'esilio, l'esilio forzato dalla terra dove si era vissuti è una pagina di storia documentata e incontrovertibile. Nessuno che abbia eh, un minimo di decenza lo può negare, di questo dobbiamo essere soddisfatti ad oggi, è un frutto anche di questo percorso ed è anche il frutto del fatto che godiamo di quella che viene definita una democrazia matura. Una democrazia che fa i conti con le ideologie sbagliate del passato e quindi guarda al futuro con questa consapevolezza. I fatti accaduti ai confini orientali del nostro paese, dell'Italia, vanno contestualizzati certamente in quel periodo storico, ma in realtà ci consegnano una riflessione valida anche per l'oggi e per il futuro. Innanzitutto che la logica della discriminazione etnica è il primo passo verso la creazione di odi ingiustificati dove prima c'era convivenza e mescolanza. Questo è ancora più valido per tutti coloro che sono dovuti partire e oggi abbiamo ascoltato una preziosa testimonianza che hanno provato sulla propria pelle cosa significa sentirsi indesiderati, marchiati e non più degni di vivere nella propria terra solo perché italiani. Quindi la memoria ci deve unire, non ci può dividere. La memoria e la conoscenza storica ci spingono a coltivare insieme una nuova consapevolezza un nuovo spirito di collaborazione e di amicizia tra i popoli europei. Per questo vorrei che il giorno del ricordo, anche nei prossimi anni, come abbiamo tentato di fare in questo Consiglio Comunale in città metropolitana, fosse anche e soprattutto un appuntamento di riflessione sul presente e la riproposizione di un nostro impegno per il futuro il nazionalismo si può superare, il totalitarismo comunista e fascista si può superare, oggi siamo italiani ed europei, sloveni ed europei, croati ed europei e quindi questa conquista di civiltà sulla quale Possiamo guardare al nostro passato e la principale risorsa che affidiamo ai nostri giovani per un futuro migliore. Grazie davvero. Grazie, grazie signor Sindaco, con il suo intervento chiudiamo i lavori. Non senza un ulteriore ringraziamento a tutti i nostri relatori, all'Associazione, a Piero De Bello, a Fiore Filippas, a tutti i presenti, intervenuti, Consiglio Metropolitano, Regione. Grazie ancora per questo consiglio davvero importante e ritengo anche storico. Grazie. Sospendiamo i lavori e riprendiamo il consiglio comunale alle ore. Direi alle ore, 13, alle ore 13. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci.